Allora, ragazzi, stasera volevo presentare il mio misto esotico. Cioè, non è il classico misto che compriamo a sacchi, ma è un misto elaborato da me negli anni. Praticamente, la prima cosa come base ho il misto per esotico normale. Come potete notare, miglio giallo, miglio bianco, scaiola, poca scaiola ovviamente. E questo è il misto classico che vendono per gli esotici nelle uccellerie normali. Oltre a questo, io aggiungo il miglio bianco, molto appetibile, e lo aggiungo in quantità uguali, sia questo, e ora vi faccio vedere pure. Oltre al miglio io aggiungo anche la classica scaiola. All'inizio il mio misto era composto da misto esotico per scaiola, e perché allevavo diamanti di gold, cioè allevo ancora, e quindi i diamanti di gold hanno bisogno di più scaiola. Ma dopo, in verità, da circa una settimana, ho preferito aggiungere anche ai 25 kg di scaiola i 25 kg di miglio bianco. Le mie quantità sono 25 kg di misto esotico, questo qua, 25 kg di miglio bianco e 25 kg di scaiola. In tutto fanno 75 kg di mangime. Vista la vastità dell'allevamento, ahimè, 75 kg di misto mi durano circa un mesetto. E questo è quello che uso. Volevo farvi partecipe di quello che uso io praticamente. E ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete mi piace, e dove praticamente vedrete altre novità sul mio allevamento e le specie che allevo. Buona serata a tutti e un grazie a tutti voi e a tutti quelli che mi seguono. Buona serata, ragazzi.